A dirci che la religione o la libertà religiosa, ma la religione in particolare, è un fattore di sviluppo, e invece la Vulgata, il racconto quotidiano, dice la religione è al centro delle nuove guerre. Allora, chi ha torto e chi ha ragione? Qui iniziamo da lì. È il bene più grande, ma può anche essere il male più grande. E per capire meglio che cosa intendesse con queste parole, la religione è una grande forza nel risolvere i problemi, nel dare speranza, nell'ispirare le persone, nel amare il proprio prossimo. Ma tutti questi ideali possono anche essere ribaltati verso un lato oscuro. Come stiamo vedendo, ci sono gruppi che prendono le idee della religione e li ribaltano verso questo lato oscuro. Qual è in questo momento il peso che la religione ha in negativo, specialmente su alcune delle tematiche che ci troviamo ad affrontare? Io mi occupo di libertà religiosa. Ci sono due grandi sfide alla libertà religiosa oggi. Innanzitutto gli estremismi, la violenza, il terrorismo, perché tutto questo si trasforma nelle persone che dicono la religione è il problema, non è il terrorismo, non è l'estremismo. E arrivano a includere non solo l'Islam, ma qualsiasi altra religione. Questo è veramente un problema che affrontano non solo i musulmani, ma tutti gli altri credi. L'altro problema della libertà religiosa di oggi, soprattutto in Europa e anche negli Stati Uniti, è che c'è una crescita della popolazione laica che cresce senza mai essere andata in chiesa o essere mai stata in una sinagoga, in una moschea. Sono persone molto laiche che crescono e non apprezzano mai il bene della religione. I sondaggi oggi dimostrano che negli Stati Uniti, per esempio, abbiamo una grande parte della popolazione che dice che la religione non fa quasi nulla o proprio nulla nel risolvere i problemi sociali. Queste sono le vere sfide, quindi la crescita dell'estremismo. Vediamo i conflitti che comprendono elementi religiosi e vediamo una società laica che cresce. E tutto questo crea un ambiente in cui la popolazione si spinge a dire che la religione non è parte della soluzione, ma è parte del problema.